Allora, sul primo tornato 34, controllo generale TXRX, aumento della modulazione. Perché? L'abbozzante no, io lo sto provando. Allora, vediamo un po', mi sembra pure un po' spostato di frequenza in AM, ma questa, come dico sempre, pesseria perché la riportiamo in frequenza. Dovrebbe essere 27-225, quell'otto lì non ci dovrebbe stare. Qui siamo centrati. Come potenza abbiamo questa qua, 5 watt. Ola, 10 in modulazione. Ola! Quindi lo apro e vediamo quello che possiamo fare. Allora, questo è il suo interno e qui c'è questo collegamento qua. Io l'ho controllato, va a finire sul positivo dell'S-meter, molto probabilmente serve per mettere uno strumentino S-meter esterno, e quindi io questa piccola modifica la lascio così. Adesso faccio l'allineamento, vedo se posso guadagnare qualche punto come watt, perché questo qua ancora si può ruotare avanti, però non so se devo aumentare la potenza, visto che lì parla solo di modulazione. Non so come comportarmi quando è così. Intanto comincio a fare l'allineamento, dai. Allora, ho mandato un messaggio ad Alissa per vedere come dobbiamo procedere per quanto riguarda la potenza. Ho chiesto pure se vuole che la rendiamo regolabile. Sto aspettando una risposta, quindi nel frattempo facciamo questo allineamento, regoliamo il BIOS e poi vediamo. Allora, ho ricevuto subito la risposta. Possiamo procedere con l'aumento, che poi si tratta di aumentarla tramite il VR13 qua, e poi qualche regolazione, se si deve guadagnare qualche watt in più. Intanto vuole che la facciamo regolabile come gli ho proposto io, e intanto faccio l'allineamento, un po' spostato, siamo in AM, ma di poco, la dovrebbe essere 16, 270, 0, però poi man mano che andiamo avanti lo controlliamo, dai. Diciamo che a linea di massima non ho fatto nulla quasi, questo già ci siamo, sulla AM, USB è perfetto, non ho toccato nulla. LSB è perfetto, non ho attaccato nulla. Adesso passo su quest'altra sezione qua. Anche qui era quasi perfetto. Allora, 10692,4 era, l'ho riportato. Quindi USB, LSB, 10697,4 l'ho messo a 5. Adesso sposto la sonda e proviamo la M. E qui c'è quel 9 che abbiamo visto all'inizio, quindi faccio la regolazione. Fatto. La sonda solo appoggiata lì senza ponte, il finale e prefinale non sono alimentati. 2965. Quindi BIOS. Col BIOS non ci siamo, qui siamo sul prefinale. Dovrebbe essere 50 qua. Siamo sul finale, vediamo cosa succede. E qui è troppo alto, dovrebbe essere 100 invece. Ora faccio la regolazione. Allora, lasciamo sul finale che l'ho spostato dopo la regolazione. E ci siamo. Passiamo al prefinale. E siamo lì più o meno. 1, 2 e meno, in più non pregiudica il corretto funzionamento. Quindi adesso smonto il frontalino per mettere il potenziometro per la potenza regolabile. E poi lo proviamo.
Siamo pronti per provare. Allora, Alissa, anche su questa radio, come nel caso di quello che ho fatto l'altro giorno, di Simpson, di Giuseppe, il pomello qui delle onde stagionarie serve sia per regolare la potenza, sia per regolare le onde stagionarie. Allora, una volta che noi abbiamo regolato le onde stagionarie, spostiamo il deviatore su SRF, sullo S-meter, e quindi possiamo vedere la potenza regolandola da questo pomello qua. Adesso facciamo la prova per le onde stazionarie. Quindi metto su cal, vediamo se ci riesco con domani. Però devo abbassare lì perché adesso c'ho l'effetto Larsen. Stiamo facendo la prova. Allora, regoliamo fondo scala. Eccoci qua. Andiamo su SVR. E queste qua ci stanno, come dicevo, anche sulla radio di Giuseppe, perché c'è il cavo. Io sul mio lì non ne ho onde stazionarie. Adesso un minuto che faccio la cordatura, in modo che sul mio, il rosmetro mio si presentano, qua si tolgono un attimo. C'ho l'accordatore sopra lì, quindi provo con l'accordatore ad accordare un attimo. Fatto. Allora, se adesso scaccio, non ne ho. Proviamo prima il fondo scala di nuovo, ecco qua, vado su onde stazionarie e non ce n'ho perché ho accordato adesso, quindi riporto le onde stazionarie a zero sul mio wattimetro e poi facciamo le prove, tutte le prove che di solito si fanno sulle radio quando sono completate. Allora, dicevamo che mettendo il deviatore su S e RF sullo S-meter, adesso possiamo da qui regolare la potenza. Così alla minima. Abbiamo altro fatto. Ola, 15-16 in modulazione. Prova, ola. Prova, 1, 2, 3, prova, ola, ola. Andiamo con la massima. E abbiamo, sono no, 9 watt, 9. Da VR3 ci si può aumentare ancora, però essendo questo apparato con un solo integrato, con un solo transistor finale, conviene tenerci un pochettino su quel livello lì. Ola! I picchi arrivano a ola, 19, 18, 19. Quindi facciamo la prova all'incontrario, alziamo qua. Prova, 1, 2, 3, cambio, ola, ola, tensione, 1, 2, 3, cambio, ola, ola. FM. La potenza è sempre quella. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola, ola, ola. Parliamo col mio. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola, ola, ola. USB. USB. Ola. Lì possiamo alzare un bando, vediamo se non ci mesca. Prova, ola. Ola. 20, 22, 24 in modulazione. Ola, 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 attenzione, attenzione alla frequenza, 1, 2, 3, cambio, cambio, prova, 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 ola, ola, ola. Ola, attenzione, qui possiamo alzare poco poco. Ola, attenzione, attenzione alla frequenza CQDX, CQDX, faccio finta che sto parlando con la Spagna, 1, 2, 3, prova, ola, 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 mi illudo che parlo con la Spagna, LSB, LSB, ola,
stessa potenza più o meno. Hola. 1, 2, 3, cambio, cambio, tensione, CQ, 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 provo. Attenzione, attenzione, 1, 2, 3, cambio, cambio, prova, prova, olola. Quindi, arrivato a questo punto, mettiamo questo da parte e prendiamo l'altro, però non stasera, perché adesso si è fatto tardi, sono le 7 del pomeriggio, ancora è giorno fuori, però io sono stanco, domani se ne parla. Poi vi ringrazio, non costa niente, grazie per aver visto il video. Poi alla fine, naturalmente, di tutte le radio faccio un ringraziamento unico, ecco. Grazie.